Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale. Ci siamo. Inter Bayern Monaco, inizia così il nostro girone di Champions League, la nostra stagione in Champions quest'anno. Oggi mi vedete da solo perché purtroppo, mio papà è riuscito a trovare il biglietto, è andato con un suo amico allo stadio, quindi allo stadio con un suo amico, quindi lui si godrà l'atmosfera, io purtroppo sarò qua da solo a casa, però diciamo che anch'io sento molto la tensione, sono molto teso per questa partita. Sinceramente non ho cose da dire, sono molto sincero. Come ho detto su Instagram oggi in una storia, ho detto non pretendo il risultato da questa partita perché sappiamo che giochiamo contro una squadra di alieni, però pretendo la prestazione. Quella sì, voglio vedere un'Inter cattiva, aggressiva e già la formazione mi convince. Inzaghi ha messo i coglioni nella formazione e questo mi piace. Poi, oh, ragazzi, il Bayern Monaco è il Bayern Monaco, per cui cerchiamo di fare bella figura. Dai, Inter, dai ragazzi, dai cazzo. Champions! Mamma, ragazzi, quanto vorrei essere a San Siro, ragazzi, vi giuro. Vorrei veramente essere a San Siro in questo momento perché Inter-Bayern richiama sempre delle sensazioni bellissime, ricorda sempre il triplete con Inter Bayern. Però la testa stasera, mi raccomando, ragazzi. Iniziata! Dai, ragazzi, cazzo, dai. Dai, crediamoci, cazzo. E questi sono degli alieni, però possiamo crederci, cazzo. No, no, perde palla lì. Bravo, bravo Nano. No, raga, sveglia però, eh. Non è che mi piace come siamo partiti. Ringraziamo, un portiere che esce, che rinvia, che si butta. Che figata, non mi sembra vero. Non mi sembra vero, cazzo. Portiere che esce a mani alte, che sa rinviare. Minchia, che figata, che è reattivo tra i pali. Minchia. No! Mamma mia, Nana! Mamma mia, bravo Nana! Porca troia, sono forti, ragazzi, questi. No, no, sì, ragazzi, mi sono forte, questo non cosa puoi fare con questo? Sì, ora che sto che ha fatto. Però Dumfries, bello mio, cioè te lo guardi, cazzo, devi stringerli, cioè se lo guardi, ovvio che questo ti parte. Vabbè, come vedere, è un preventivo, erano 6-7 minuti che ci stavano schiacciando. No! Minchia, l'ho vista dentro. Porca troia. L'ho vista dentro. No, guarda di qua. Mamma mia, via. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Figo, un bombardamento tutte le volte che vengono verso la nostra area, cazzo. Mamma mia, che rischio. Bravo, Nana. Fine primo tempo, ragazzi.
quello che ci aspettavamo, purtroppo. Questi sono di un altro pianeta. Cioè, secondo me stiamo anche. Non stiamo giocando male, secondo me. Che ovviamente questi qua, ragazzi, abbiamo concesso tanto. Cioè, ci hanno bombardato. Il gol è un gran gol. Secondo me c'è una piccola disattenzione di Dumfries, però, ragazzi. Come ha detto Bergomi in telecronaca, secondo me la cosa migliore è tenere il risultato così e poi magari un forse in finale negli ultimi 10 minuti, perché se ti sbilanci un attimo questi qua te ne fanno 4-5 così. Sono forti, ragazzi, sono proprio forti, non c'è nulla da dire. Speriamo il secondo tempo, dai Inter, dai. Iniziamo il secondo tempo. Raga, ripeto, secondo me conviene fare come ha detto Bergamo in telecronaca nel primo tempo, cercare di tenere il risultato così e poi, se va bene, un forse in finale, perché anch'io ho l'impressione che se ci scopriamo un attimo questi qua ci purgano da un momento all'altro. Però crediamoci, quello per forza, eh. Dai, c'è! Mamma mia, mamma mia! Dai, dai, che siamo partiti bene però nel secondo tempo. Porca, però è sto tiro improvviso di Dzeko. Noi era sempre ben posizionato. Quella finta, porco due Onana. Mondiali del 94. Quando l'ha baciato? Sì. Finale. Porco due Onana. Mani di burro pure lui. Minchia. Madonna. Madonna mia, che cazzo di gol che ho fatto, ma... Mamma mia, che spettacolo! A livello europeo... È vero che penalizzata la Champions, però abbiamo visto anche le gare di campionato. Vabbè. Sì, ma gli arriva troppo alto e non riesce con l'interno che deve già scacciare la toccanana e la spinge qua. Vabbè, che dobbiamo fare? Sono di un altro pianeta adesso, cioè, non c'è nulla da dire. Cioè, quando ti fanno un gol così, che cazzo devi dire? Cioè, star zitto, applaudire e fare i complimenti. Cioè, abbiamo fatto 2-1-2 in 20 centimetri. Ha un po' iniziato bene sto secondo tempo, cioè non... Che palle. Ma vai a cagare, Correa. Ma vai a cagare. Dai, Correa, ma vaffanculo. Dai, Correa, sei veramente una sega, sei. Figa, oh. Ma vai a fare in culo, Correa. Finisce qui. Ragazzi, come era prevedibile, cioè, secondo me, ci è andata anche di lusso perdere solo 2-0, perché... ragazzi, bisogna, secondo me, a volte anche essere onesti e riconoscere i meriti dell'avversario. E il Bayern Monaco è proprio un'alta categoria rispetto a noi. Mi porto a casa, ripeto, come detto oggi nella storia Instagram, la prestazione, che secondo me non è stata eccellentissima, non so neanche se esiste eccellentissima, però nel senso, potevamo fare qualcosa in più, secondo me, però non abbiamo neanche fatto male. Cioè, alla fine perdi 2-0 col Bayern, cosa devi dire? Cioè,
due gol, uno più bello dell'altro. Note positive, secondo me Mkhitaryan mi è piaciuto tanto, Mkhitaryan è piaciuto tanto a me sinceramente. Dzeko mi è piaciuto, ha combattuto tanto. Però ragazzi dai, generalmente va bene così, sappiamo che abbiamo un girone tostissimo e di certo i punti non li dobbiamo fare col Bayern. Secondo me è più possibile farli col Barcellona a mio modo di vedere. Ma questo Bayern è proprio imbattibile, cioè vanno a 2000, vanno, la stagione appena cominciata. Complimenti a loro, veramente. Testano il campionato, testa la gara di sabato col Torino che è importantissima, perché lì sì che dobbiamo vincere assolutamente col Torino. Testa sabato ragazzi, iscrizione al canale, like per la reaction se vi è piaciuta e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa partita. Sempre forza Inter!